Dal 22 al 24 ottobre Arezzo Fiere Congressi ospita la quarta edizione di Gold Italy, un evento sempre più in crescita. Negli ultimi due anni è praticamente triplicato il volume di questa fiera, sono circa 300 aziende che partecipano, quindi rappresenta ormai un punto di riferimento irrinunciabile della seconda parte dell'anno. A maggior ragione quest'anno è molto importante perché comunque le ultime manifestazioni in termini di ordinativi magari non hanno molto pagato perché ovviamente il mercato attraversa una fase di stanca, quindi noi ci attendiamo che possa in qualche modo ravvivare l'ultima parte dell'anno dal punto di vista della produzione. I buyer che abbiamo già comunicato alle imprese, che erano quelli preregistrati da tempo, sono circa 230 e ad oggi abbiamo 400 preadesioni. La Camera di Commercio credo sia sotto gli occhi di tutti, è stata sempre vicina al polo fieristico e quindi nello specifico anche al settore orafo. Tra l'altro devo dire che quest'anno Gold Italy, nonostante il mercato sia in decrescita, è riuscito a fare un evento in crescita, quindi questo è un importantissimo risultato soprattutto in un momento così complicato e così difficile per la nostra economia. Gold Italy arriva alla quarta edizione, qual è il tema di quest'anno? L'amore, la passione che tutti noi mettiamo al nostro lavoro, ma in particolare in questo caso diciamo così le aziende orafe che partecipano a Gold Italy, quindi questa passione, questo rapporto, diciamo così, questa creatività, questa energia che mettono in questi oggetti meravigliosi che vengono esposti poi in fiera, diciamo. Quindi è anche un'espressione di, diciamo così, di un sentimento che dura nel tempo.